Buon samurai a tutti, benvenuti alla diretta di Samurai Channel TV Italia. Oggi abbiamo come ospiti il maestro dottor Enzo De Denaro, tra l'altro un collega importante, giornalista di prima battuta, scrive anche sulla Gazzetta, sulla Rosea Gazzetta. Io mi ricordo che scrivevo nella Gazzetta quando c'erano ancora i giochi della Gazzetta dello Sport, quindi 2 o 3 mila anni fa. Quindi, e soprattutto è stato presidente del Comitato regionale del Friuli per quanto concerne le 3 specialità della Federazione Fisica. Oggi sta operando con la Federazione per promuovere le attività redazionali giornalistiche nell'ambito dei giovani. Credo con una certa fatica, ma anche con qualche soddisfazione, è stato un atleta. Diciamo che, passando le vecchie raccolte di Samurai, mi sono visto Enzo De Denaro con Ezio Gamba, nella sua squadra, eccetera, eccetera. Quindi direi che prima di entrare nel merito del judo, presento anche il secondo personaggio. Sergio Rödner è stato fondatore e ideatore della rivista Yoi, specializzata nel karate. A suo tempo anche lui, come altri, hanno fatto la guerra ai samurai, ma vince sempre chi ha più fiato e sicuramente la Bertoletti Ritore aveva più fiato, ecco, solo per quello. Più di una volta ci siamo scontrati. Ma io penso che faccia parte del nostro lavoro. Se nella stampa, dico bene, Enzo De Denaro, siamo tutti d'accordo, dobbiamo chiudere, no? Anzi, 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 io come samurai devo essere sempre all'opposizione perché è l'unico sistema che la gente vada a comprare samurai in edicola. Altrimenti ci sono tutti belli, buoni, bravi, perché prendere samurai? Prendiamo la rivista della federazione, che dice che sono tutti fenomeni, giusto? Questi i due personaggi di oggi. Quindi lascerei subito la parola a Enzo De Denaro perché il judo lo possiamo datare 1908, quando Moscatelli nella sua evoluzione marinara era in Giappone a bordo della Vesuvio. E per la prima volta vide le pratiche di jiu-jitsu o judo di allora che lungo la strada portò poi in Italia per vie traverse. Non vi sto a tediare con le date. Lascio tutta la parola a Enzo De Denaro che parlerà prima di se stesso, perché il personaggio è molto importante. Oggi una firma su un giornale fa testo e quindi si prendono anche delle responsabilità. E poi ci parlerà cosa ha combinato questo coronavirus in ambito non solo del club dojo, eccetera, ma anche a livello degli atleti PO che si vedono spostati anche alle Olimpiadi il prossimo anno, ammesso e non concesso che i giapponesi le organizzino, perché ora il virus anche in Giappone è sceso di potenzialità, però anche loro hanno un grosso problema di natura economica, grosso problema di natura economica, ma sono giapponesi, loro in qualche modo riusciranno, sono come i tedeschi, non ci sono problemi. Quindi, caro Enzo, la parola a te, vai a ruota libera, ogni tanto mi permetterò di disturbarti con qualche interpellanza, perché non sia un discorso così solo soliloquio. Ecco, quindi vai pure tranquillo, senza problemi. Intanto grazie Spartaco, grazie dell'invito e complimenti per il lavoro che fai ormai da mezzo secolo, credo, no? Mi Purtroppo. aggancio a una cosa che hai detto poco fa, che sembra che tutti siano fenomeni. E questa interruzione di normalità, questo virus, ha intercettato una nazionale italiana che, dal mio punto di vista, è la più forte di sempre. Nel senso che
è composta da ragazzi estremamente competitivi e per la prima volta in più di una categoria ce ne sono due che possono concorrere. Per cui in questo caso i fenomeni ci sono davvero e purtroppo questa Olimpiade è stata rimandata, però si faranno trovare pronti, di questo non ho dubbio. Per quanto mi riguarda, sì, non sono a mio agio a parlare di me stesso, faccio solo così, un po' di dati statistici. Sono nato 50 anni dopo il colonnello che citavi, là, del 1908, e sono del 58, quindi ho fatto 62 anni adesso. Ho iniziato a far judo quando... Scusa, solo 62 sì. Anni? Te ne davo di più, veramente. Perché evidentemente sentivi lo scricchiolio delle ginocchia. Ah, ho capito. Scusa. Ho iniziato a far judo quando ne avevo 5 e chiaramente adesso lo faccio in maniera diversa da come lo facevo allora, per ovvi motivi. Ho fatto un po' tutto il percorso della carriera di atleta, poi sono diventato tecnico, lo sono tuttora, e ho fatto anche il dirigente. Come dirigente ho fatto il presidente del Friuli Venezia Giulia per 20 anni, dal 97 fino all'Olimpiade del 2016, dopodiché ho fatto una scelta di fare il passo indietro perché è giusto che le generazioni si ricambino. Si fanno anche degli errori perché bisogna trovare le persone giuste, ma insomma questo è un discorso che magari, se vuoi, lo approfondiamo anche più avanti. Quello che manca è, quindi ti senti correo casi. Ti senti un po' correo sul discorso del comitato? Sì, sono correo, sì. Cioè, è stata una mia scelta, era una scelta di generosità, di pensare agli altri, però evidentemente non ha funzionato, però insomma c'è sempre tempo per rimediare, poi i messaggi sono importanti da lanciare purché vengano capiti. È chiaro che il problema non è la mancanza di dirigenti in Friuli Venezia Giulia, che tra l'altro ce ne sono e sono anche competenti, il problema è generale, cioè noi non formiamo i dirigenti e questo è uno scotto che paghiamo in Italia, e parlo perlomeno della nostra federazione, della nostra disciplina. Oltre a aver fatto il dirigente, poi sì, è la mia grande passione. Io quando andavo alle elementari sognavo di diventare giornalista. Esserci riuscito e poter parlare dello sport che amo, per me è una grande gioia, non un risultato, proprio io mi sveglio la mattina con il piacere di mettermi al computer e produrre delle cose. Per questo dicevo prima, ho iniziato dicendo che questa è la nazionale più bella di sempre, perché l'ho accompagnata proprio in ogni impresa, ho ritrovato veramente dei grandi ragazzi, insomma, cioè, e non dico soltanto Fabio Basile o De Giuffrida, ma proprio tutta la squadra, tutti quelli che sono in corsa per le Olimpiadi e anche le seconde e terze linee che comunque si sono fatte strada da sole, no? Andando alle European Cup e poi alle Open, prendendosi le medaglie per salire le classifiche. Ecco, questo è il mio cappello di presentazione, con tutta umiltà. Una cosa che voglio aggiungere, perché comunque è un bellissimo ricordo che ho, anch'io fondai e diressi una rivista, si chiamava Judo Vivo, sopravvisse 15 anni, tipo dal 1990 al 2005, autogestita, con trovavo le sponsorizzazioni, insomma, come Tu sei maestro con Samurai, nel mio piccolo ho fatto anche una bellissima esperienza. E non ti sei svenato? Portandolo avanti 15 anni, perché fare l'editore oggi comunque sia è svenarsi, è meglio non fare i conti, vivere di lì. E parlavi prima giustamente di una cosa importante, cioè non c'è una base di formazione per i dirigenti, ma è vero, in federazione non c'è una scuola per dirigenti sportivi, non c'è neanche una scuola per i dirigenti del nostro governo. I nostri governanti hanno mai lavorato? Punto di domanda.
conoscono i problemi che ci sono oggi, è più facile. Più o meno, sì, più o meno hai fatto un paragone abbastanza centrato, perché leggevo su un editoriale di ieri o l'altro ieri che c'era il paragone con i politici della Democrazia Cristiana di quel periodo là, dagli anni 60 in poi, facevano tutta la gavetta del partito, e la gavetta del partito partiva da fare il ciclo stile, da distribuire volantini fuori dalle scuole, dalle fabbriche, e poi andare al consiglio comunale, insomma tutta una serie di gradini che ti portava poi a entrare nei quadri, poi dirigente, poi magari venivi anche eletto. Oggi tutta questa trafila non esiste, uno si trova catapultato a fare il ministro magari. È chiaro che il risultato ne consegue, no? Perché tutte le esperienze di vita, è la stessa cosa per il dirigente sportivo, hanno bisogno di tutta una serie di conoscenze, ma che parte anche dal dover aprire la palestra la mattina, chiuderla la sera, pagare la bolletta della luce, accompagnare i ragazzi in gara, cioè tutta una serie di cose che non è che si nasce imparati, no? Cioè tutte cose che vanno fatte per capire le dinamiche più opportune per portare avanti quel tipo di rappresentanza e di discorso. È chiaro, una cosa importante che tu hai detto giustamente, hai citato la vecchia Libertas, giusto? Non ente di promozione, ma la DC, no? Dobbiamo fare anche riferimenti, perché la gente pensa già ente di promozione, ha citato, no, non l'ho citata come ente. Ma ai miei tempi il tuo discorso era molto giusto. Io ho studiato, ero pioniere, ho studiato al convitto scuola della rinascita, la scuola del partito, e la trafila per arrivare in politica era allora veramente una trafila molto difficile. Ci sono metà arrivato, ma a un certo punto ho capito che non ero adatto alla politica, perché la politica è l'arte del possibile. E l'altro dei compromessi. Bisogna essere veramente molto bravo a accettare i compromessi. E già da giovane non ero uomo dei compromessi, preferivo le cose semplici. Da ragazzo di campagna, nel Cremonesi, vediamo le cose come sono. E ho notato proprio in questi ultimi tempi, in cui l'Italia ha bisogno, veramente bisogno, di dirigenti, se si vuole emergere in un momento difficile, che siamo veramente messi male. Quindi, e forse siamo messi ancora non male nello sport, ma in certi momenti dello sport, perché alcune cose buone dello sport si vedono, hai citato l'esempio degli atleti, eccetera, eccetera, gli atleti sono bravi. Invece nel discorso politico, nel tuo caso, l'onorevole Felice Mariani mi lascia un po' perplesso, ad esempio. Non per la duttilità della conoscenza, il carisma da atleta medagliato nel 76 alle Olimpiadi di Toronto in Canada di bronzo, e con tutta la sua grande vittoria europea e mondiale, ma come onorevole ci vuole un altro tipo di potenzialità. Abbiamo già un ministro che si chiama Spadafora, poteva fare il presidente della federazione di scherma con un nome del genere, più che presidente del ministro di tutti gli sport, che parla di calcio come tutti, ma non credo che abbia capito come funzionano, e tu hai detto bene, i problemi delle singole società: accendere la luce al mattino, pagare gli affitti, eccetera, con 3 mesi di chiusura, e soprattutto come saranno il momento che apriremo. Chi verrà in palestra quando apriremo? Vai avanti, scusami se ti ho interrotto. A Montreal. A Montreal, scusa. Felice Mariani è stato un grandissimo atleta, è stato un grandissimo tecnico,
ha stupito ancora facendo quest'altra esperienza, però si vede l'impegno, no? Lo stesso impegno che ci metteva da atleta, da tecnico, lo si vede anche nella politica, però come si diceva, poi ci vogliono anche le caratteristiche giuste, no? Per fare le cose. Rispecchia un po' il discorso che dicevamo, cioè, ognuno deve fare quello che sa. Ruffini ha fatto il mestiere, si dice a Milano, pasticcere fa il tuo mestiere. Cioè, io ricordo che ai suoi primi momenti da onorevole, cosa ha fatto? La cintura nera a certi personaggi in Parlamento e la targa al Presidente della Camera e del Senato per un discorso di fair play. Quando noi apriamo la televisione e guardiamo cosa succede in Parlamento, altro che fair play, c'è da vergognarsi, non dare la targa per il fair play. Quindi fair play non ce n'è più. Ma io condivido il discorso di quello che ha fatto Felice Mariani, non si discute, anzi, assolutamente, deve essere preso come esempio, assolutamente, per il lavoro che ha fatto, anche come coach, la medaglia d'oro a Pechino, quindi della Quinta Valle, quindi c'è tutta una serie di cose, di grandi caratteristiche che lui ha dato, ed è giusto che sia nella Hall of Fame dell'International Judo Federation, anche a Tokyo, nei quadri, perché ha fatto veramente molto per il judo, non solo azzurro ma mondiale. Parlaci un po' degli azzurri, adesso che è tutto rimandato in un anno, problemi di peso, problemi di età. I problemi sono davanti agli occhi di tutti, anche perché i problemi che porta una pandemia sono proprio una linea orizzontale, colpisce chiunque, cioè non c'è nessuno che ne trae vantaggio. Ed è chiaro che una squadra olimpica, e quindi tutte le squadre olimpiche, ovvio, ma anche la nostra, di vantaggi non ne ha. Bisogna cercare di sopravvivere di fronte a questa cosa e tra l'altro sperare che come dicevi tu, che nel 2021 ci siano per davvero queste Olimpiadi, perché il problema è che dover accogliere 15.000 atleti, 200 e passa nazioni, non è un problema tanto di costi, ma proprio di organizzazione. Quindi se non si sanno le cose per tempo, è chiaro che il Giappone fra un po' o alza la bandiera bianca oppure sapremo che si fanno le Olimpiadi. Questa certezza però non possiamo ancora averla, e figuriamoci se non ce l'abbiamo noi che dobbiamo scrivere delle gare, come possono sentirsi i ragazzi che devono comunque mantenere una condizione, curare il peso, cioè avere tutta una serie di cose che deve arrivare col famoso picco di condizione, no? La situazione è molto molto particolare. Io vedo i ragazzi molto forti, molto maturi, molto solidi. Oltre ai ragazzi va citata anche Roberta Chiurlia, che anche lei era in predicato per le Olimpiadi. Lei ha un'età come arbitro che non dovrebbe fallire nemmeno l'appuntamento successivo, anche se saltasse Tokyo 2021, ma è un'ipotesi che non vogliamo neanche prendere in considerazione. Quello che diciamo in questo momento mi dispiace è Manuel Lombardo, perché avevo la convinzione, anche se l'ho detto a bassissima voce per non portare sfortuna, secondo me Manuel Lombardo l'avrebbe vinta, cioè ha avuto una crescita costante, regolare, che era più difficile la perdesse. È chiaro che il ragazzo è estremamente in gamba, sa gestirsi. Qualche giorno fa, tre giorni fa mi sembra, è stato intervistato da Sky e diceva: adesso sto pensando anche a cambiare categoria. È chiaro che va rivisto tutto se questo dovesse succedere. Certezze non ce ne sono, ma come si diceva, chi può averle?
Cioè, l'importante è restare vivi, cosa che non è riuscita per 30.000 italiani e circa 300.000 persone al mondo. Quindi sì, c'è solo da augurarsi che questa cosa passi e passi in maniera definitiva. Enzo, dobbiamo tenere conto anche che l'IGF ormai è diramato da parte del Presidente, ormai da tutto l'headquarter di Budapest, la comunicazione che a settembre riprenderà il Judo Tour, a settembre. Quindi è una volontà di voler rimettere in ballottaggio tutta la macchina operativa della Federazione Mondiale e quindi con tutte le gare, le continentali, i mondiali, eccetera, i vari tornei. Non sarà una cosa semplice, perché tutti hanno avuto questi problemi e molti paesi sono ancora abbastanza preoccupati per quanto concerne il lavoro a coppie o gli sport da contatto, anche se gli inglesi per primi hanno ripreso anche gli sport da contatto. Ogni paese va per il suo, secondo la sua velleità, i suoi punti di vista. Pensi che a settembre noi saremo pronti? E come faremo a essere pronti se il ministro ha dichiarato che il giorno, dopo il giorno 16 penserà, rifletterà se dare il via anche agli sport di contatto? Ma guarda Spartaco, più che pensare se saremo pronti, bisogna secondo me ancora guardare giorno per giorno, settimana per settimana, cosa succede. Riuscire a fare quello che è lecito fare, quello che è giusto fare, e continuare a credere in un futuro migliore, perché il messaggio che ha mandato il presidente Witzer è un messaggio di fiducia, non è un annuncio che ripartirà, perché in questo momento nessuno è in grado di dire cosa faremo a settembre. Tutti siamo in grado di dire cosa speriamo di fare a settembre, però vediamo anche dalle prenotazioni dei centri di vacanze, cioè nessuno si fida a fare le cose, ma è legittimo, no? Per cui è tutto che dobbiamo vedere veramente passo dopo passo, essere pronti ad impegnarsi. Vediamo anche che il calcio, che è voluto ripartire in fretta, e secondo me perché ha tutte le sue ragioni per farlo e anche gli strumenti per farlo, si è riempito dell'infermeria, cioè perché gli atleti sì, non sono macchine, quindi un muscolo che rimane in casa è finita, perché voglio vedere come finirà questo campionato come concetto. Certo, però una cosa, cioè, no, io non sono assolutamente calciofilo né tifoso, però ho seguito tutti quelli che dicevano se parte il calcio dobbiamo partire anche noi, cioè, insomma sì. Il calcio ha un altro modo di ragionare e di pensare, perché oltre al livello professionistico che ha già messo in piedi degli algoritmi, delle cose che noi soltanto nel judo così non abbiamo neanche pensato, come cambiare la ranking o come fare le qualificazioni, se le faremo, cioè, per cui cioè, il calcio ha un suo livello, un suo piano di lavoro, il judo ne ha un altro, cioè, di questo dobbiamo rendersi conto, perché non è che arriva la pandemia e allora approfittiamo per risolvere problemi che avevamo prima che venisse la pandemia. No. Ci sono dei problemi obiettivi, vanno risolti, non vanno cavalcate le cose, perché ad esempio c'è stato chi anche mandava le bozze di circolari per chiedere i contributi, cioè, ma non si fanno queste cose, no. Cioè, non sono i contributi che bisogna andare a cercare adesso, cioè, bisogna cercare di salvare la pelle, di rimanere sani e poter fare sport per i lavori che rappresenta, i valori che rappresenta. Penso che sia semplicemente una cosa di questo tipo. Io condivido quello che tu hai detto e soprattutto farei una piccola aggiunta. Il calcio può essere uno sport trainante anche per gli altri sport, ma non abbiamo nulla da copiare al calcio, perché non abbiamo nessuna affinità operativa. Quando il calcio può decidere di fare anche il torneo nella piazza di San Pietro, e va benissimo. Noi non possiamo comportarci nella disciplina del combattimento
in questo modo, in un modo assoluto. Il nostro problema, oltre al discorso prettamente agonistico ad alto livello, dobbiamo pensare come dovremo comportarci con i bambini quando riapriremo, come dovremo comportarci nel rapporto con i genitori di oggi, che sono preoccupati, che sono loro. Se io potessi creare una federazione anti-genitori, la farei, perché sono loro che creano i grossi problemi, perché sono loro che creano i problemi ai bambini, il bambino che va in gara, il mio figlio ha perso, gli abiti non vanno bene, perché tutti diventare campione del mondo, ma purtroppo non funziona in questo modo. Questa è una cosa importante, quindi io credo che, hai detto bene, dobbiamo tenere conto di quello che fa il calcio, perché è un momento trainante. Se il calcio riesce ad arrivare in agosto, pur giocando a porte chiuse, senza grossi patemi d'animo ospedalieri, è una vittoria per lo sport. Non sarà facile, non sarà facile, però sarà una vittoria per lo sport. Quindi vuol dire che sarà una carica emotiva anche per gli altri sport, perché tirerà il calcio la voglia di fare sport. E a settembre ne avremo bisogno, anche se a settembre non so se apriremo, perché chi ha una società sportive nei palazzetti comunali o nelle scuole, se si va a votare rimanderemo ancora. Intanto la cultura ormai è diventata un optional in Italia, quindi la scuola è un optional, quindi non è un problema, ma ci sono anche queste cose. Parlando di atleti, certo. Parlando di atleti prima, seconda e terza squadra, come gli allenamenti in questo momento, come li vedi? Ci sono alcuni atleti che sono rimasti al centro olimpico. Pochi, sì. Di fatto. Sì, sì, pochissimi. È proprio perché sono stati impossibilitati ad andarsene quando è successo tutto. Gli altri sono andati a casa, si allenano da casa. Cioè, ognuno fa quello che può, ma relativamente al discorso che facevi tu, quando riaprono le palestre bisogna vedere chi ci ritorna, e quindi parliamo proprio dei giovani e della base. È necessario che in questi tre mesi si siano mantenuti i rapporti. Va bene il webinar, va bene la lezione Zoom, però se tu hai una palestra, se tu sei un insegnante, devi avere un rapporto, non dico quotidiano, ma devi avere un rapporto costante, cioè se gli dai le lezioni poi devi informarti come sono andate, devi tenere quel legame che va al di là dell'aspetto tecnico. A quel punto non ti ritorneranno tutti quando riapri, perché adesso anche questo bisogna vedere. Nel momento in cui abbiamo interrotto le lezioni alla fine di febbraio, osserviamo i tempi regolari, si riparte in settembre, non so, se siamo pronti si potrebbe partire anche in agosto, purtroppo non credo che saremo pronti, dipende un po' dalle cose mediche. Cioè, no, se continuiamo a mantenere i rapporti, in palestra i ragazzi ci vengono, se no si vede che andranno a fare altro, e di questo non possiamo arrabbiarci con nessuno, no, penso nemmeno con il governo, perché non c'è da arrabbiarsi con il governo, ha detto bene, che il governo poteva fare meglio, siamo tutti d'accordo, con il senno del poi va tutto bene come concetto, ma non ne farei un discorso, dal punto di vista pensiamo solo alla salute, ci sono altre cose, adesso abbiamo, se è finita la pandemia del virus, del coronavirus, adesso c'è lo sport olimpico che andrà per la maggiore, sarà salto del pasto e tiro della cinghia. Su questo non ci sono mica dubbi, perché qui l'Italia dobbiamo pensare anche a salvaguardare i valori, quindi dire che a settembre, quando si aprirà, eccetera, ci saranno famiglie che hanno perso il lavoro, famiglie che hanno perso altre cose, eccetera, non sarà tutto così facile. Quindi bisogna veramente fare mente locale quali saranno le possibilità. Ne approfitterei, visto che abbiamo un ospite del karate,
Qual è il momento? Il karate ha qualche vantaggio nella pratica rispetto al judo, perché può fare delle attività, il kata diciamo a singolo, il kion di base a singolo, mentre il judo è abituato da tempo, ormai ha dimenticato gli atemi vasa, gli atemi jitsu del jiu-jitsu, e cioè, tutto è basato su un discorso copie. Tu come la vedi in questo momento? A parte il discorso, facciamo un po' di ginnastica, di preparazione, va tutto bene, ma poi alla fin fine come stringiamo il problema? Questo lo stai chiedendo a me? No, a lui come judoka e poi tu come karateka. Proprio nei webinar, in tutte le lezioni che abbiamo visto pubblicate anche sui social, ci sono tantissime cose che sono venute fuori, che sono possibili da fare, possono essere anche divertenti. Lo stesso Lorenzo Bagnoli, che nelle lezioni nella palestra dove vado io, è stato ed è bravissimo, perché anche questa sera tra un'ora abbiamo lezione. Perché? Perché da soli, rispettando le distanze, tenendo anche la mascherina, si riescono a fare delle cose. È chiaro che sì, se non si, facciamo l'ipotesi, Spartaco, che non ci si possa mai più toccare, il nostro sport scompare, cioè è inevitabile, perché come faccio? Il mago Ronzo forse riesce a proiettare senza mettere le mani, ad imporre le mani, no? Quindi mago, sì, altro cade e per il bon. Esatto. E poi non mi piace la parola, per non ci si può più toccare, mi piace poco, niente sesso che siamo inglesi, no, non funziona anche quello come discorso. Quindi diciamo che sono tutte piccole sensibilità per cercare di portare avanti il tempo intanto che si apre. Karateka, cosa ci racconti tu? Con riferimento esattamente. Quello che è stato fatto, cioè quello che le migliori palestre, gli istruttori hanno fatto, naturalmente organizzare queste lezioni online, chi sporadicamente, chi con ammirevole costanza ha sostituito tutte le lezioni di pratica con altrettante lezioni, diciamo, a distanza, o potrei fare, ma non faccio nomi di palestra. In realtà il karate si presta più del judo a questo tipo di esercitazione, perché in realtà qui bisognerebbe subito introdurre la distinzione fra karate tradizionale e karate sportivo. Soprattutto il karate sportivo finalizzato al kumite naturalmente è tremendamente penalizzato, perché non si possono fare tecniche a vuoto finché si vuole, ma in realtà viene a mancare la ragione stessa del kumite sportivo. Per quello che riguarda il karate tradizionale, ovviamente anche a distanza il lavoro, ma in realtà questi lavori che si fanno a distanza, cioè sostanzialmente fondamentali e kata, si potrebbero tranquillamente fare anche in palestra. Certo, con un numero più basso rispetto a prima, per il famoso distanziometro che dobbiamo portare con noi, perché quando si va fuori per strada dobbiamo avere il metro, stammi lontano. Io ricordo la mia nonna che mi diceva le regole di base, no? Lavati le mani molto spesso, tieni la distanza alle persone che non conosci. Quindi non è cambiato molto, non c'era bisogno di avere 450 grandi tecnici fenomenali a 800.000 euro al giorno, giusto? Al giorno, per arrivare a queste conclusioni, però non ci faceva mettere la mascherina la nostra nonna, ma qui di maschere ne vediamo abbastanza, qualcuno che porti la maschera forse è bene. Forse bene. Prima di concludere, Ezio, dimmi cosa vorresti, il tuo messaggio da lanciare ai nostri tra lettori e futuristici osservatori di Samurai in TV, che è nata non per via dell'operazione del coronavirus. Io e noi avevamo iniziato a dialogare lo scorso anno,
volevamo mettere sulla piattaforma, l'abbiamo fatta, noi siamo in linea con la CG, NCG, no? Eccetera, con la stessa piattaforma, quindi abbiamo già allargato il nostro potenziale, lo allargheremo ancora con i nostri colleghi della stampa. Era nata prima di tutta questa operazione e volevamo trovare il tempo tecnico per fare le cose. Abbiamo approfittato anche noi di questo momento per fare il rodaggio difficile, perché in parallelo tutti fanno qualcosa, chi fa la lezione, chi parla con i bambini, chi parla con la zia, con la nonna, tutti in videoconferenze, si parla solo in videoconferenza, che io ritengo che sia come perdere, stare al telefono mezz'ora, quando uno sta al telefono mezz'ora o non ha capito niente o non si è fatto capire, non ci sono molte differenze. Quindi credo che sia un momento difficile. Comunque, qual è il tuo messaggio che vuoi lanciare a questo nostro potenziale di 44 anni di battaglie, 44 e 5 mesi per essere esatti? Beh, guarda, il messaggio che lancio a Samurai e a tutti i suoi lettori è lo spirito con cui tu hai costruito questo lavoro, ed è fare e continuare a fare le cose con passione e per gli altri, perché se si fanno le cose solo per se stessi durano al massimo la vita dell'individuo, quando fai le cose per gli altri invece sono destinate a durare e a essere tramandate, e quindi questo credo che sia la cosa più importante da dire a chi si avvicina per la prima volta alla lettura di Samurai, chi la conosce da tempo, ma è continuare a fare le cose sempre con passione e sempre destinata a tutti quanti. Il messaggio è molto, molto bello e ti ringrazio. Diciamo che noi, Samurai non è solamente il mio biglietto da visita, perché il biglietto da visita di solito neppure si legge, è come quando ci si presenta, uno dice il nome e poi non se lo ricorda più. È qualche cosa di più, noi ci abbiamo messo 44 anni, vuol dire una grossa, quasi il 50% della mia vita, non è poco, però le soddisfazioni vengono dalla tanta critica. Tu sorridi, danno tanta critica che ho soddisfazioni, perché con tanta critica, alla sera quando vado a dormire, magari tardi, eccetera, o presto, devo perdere un sacco di tempo a togliere i coltelli che ho nella schiena, che sono tutte le frecciate che mi arrivano durante la giornata. E questa è una cosa che ti dà soddisfazione, perché vuol dire che hai fatto il tuo lavoro. Fai il giornalista, devi essere veramente determinato. I giapponesi dicono bombo ryodo, penna e spada. Questo è un po' il concetto di Samurai. Ed è, non so, avevo fatto una scommessa con il maestro Shirai, questo tu non lo sai, quando nel 2000, dopo le Olimpiadi di Sydney, avevamo fatto la festa di 25 anni di Samurai. E il maestro Shirai, come sempre, ogni tanto l'ultima sua telefonata di qualche suo allievo piediletto, aveva capito male nella festa che avevamo organizzato per i 25 anni all'Accademia Militare di Milano, la Teulie, dove insegnava uno della fitta. Poi ci siamo chiaramente chiariti e abbiamo scommesso che verrà la festa dei 50 anni di Samurai nel 2026. Quindi vuol dire che bisogna fare questa Olimpiadi nel 2021, che è sempre il 2020, Parigi 2024, giusto? E un'altra metà strada, quindi due mondiali, no? In mezzo, prima di fare questa festa. È da tirare lungo, eh? È una guerra non da ridere, però sono impegnato, cioè mi sento in vena di dire ci arriveremo. Bella scommessa, eh? Bella scommessa, però incrocio le dita, perché lassù qualcuno mi ama, è vero, però non bisogna esagerare. Allora, per adesso... E noi ti facciamo tanti auguri. Allora, per adesso Enzo, ti ringrazio. Adesso lasciamo la parola al karateka,
che di solito i karateka parlano poco. Parlano poco perché quando parlano di tradizionale, di sportivo, mi viene anche la malinconia. Perché la parola tradizionale, secondo me, è normale nella pratica. È la parte sportiva che invece è così, nata così. La parte sportiva è un regolamento, piace, non piace e così via. Ma prima di lasciarti la parola, parlavamo di Olimpiadi che forse non si faranno, esiste la famosa maledizione della World Karate Federation, questo tu non lo sai. Non è una parola mia, è una parola di Jacques Delcourt, era un presidente francese, famoso, avvocato Jacques Delcourt, che diceva, le karate c'est moi, le karate sono io, bene. A Genova, durante i campionati europei organizzati dalla Federazione Italiana, in una discussione insieme al concetto ITKF, la tradizione, diciamo, il Vangelo secondo il maestro Nishiyama, giusto? E lo sport, lui disse, questa è la maledizione del karate. E ho paura che la maledizione del karate porti a non fare le Olimpiadi. Quindi la prima volta potrebbe essere anche l'ultima. È vero che c'è la riserva 2022 a Dakar in Senegal per i giochi giovanili, però è tutta un'altra storia i giochi giovanili. Ci vanno tutti, ci va il Wushu, ci va, forse andrà anche il salto del pasto, tiro della cinghia, che adesso cercherò di trasformare, registrandolo, questa nuova specialità, perché sicuramente avrà estremamente successo. Adesso vai ruota libera, puoi dire tutto quello che vuoi, partendo dal concetto che Yoi aveva fatto la guerra ai samurai, giusto? E la guerra la vincono sempre quelli che hanno più fiato. Prego. Ma in realtà io ho cominciato a fare karate nel 1971, a 19 anni, in quella che era allora la FESICA, quindi al CSKS. Di cui io ero consigliere nazionale, tra l'altro. Al CSKS di Milano e tutta la mia carriera di karateka, che continua tuttora perché ancora mi alleno, al momento mi alleno in camera mia con il televisore e il computer, spero, diciamo in tempi rapidi di proseguirlo, ma tutta la mia carriera è avvenuta all'interno, cioè in un mondo che gravitava intorno alla federazione del maestro Shirai e col quale io mi sono allenato in realtà per 20 anni. Allora, perché io anche in via Friuli. Sì. Esatto. Prima in via Piacenza. Però prima, diciamo, il mio primo maestro per 3 mesi è stato il maestro Fugazza, poi lui è partito militare, fino al primo Dan mi sono allenato col maestro Capuana. Quando il maestro Capuana ha smesso di allenare e ha smesso di insegnare, io sono passato per 20 anni col maestro Shirai e negli ultimi, diciamo così, 12-14 anni della mia carriera sono tornato col maestro Fugazza. Quindi tutta la mia... È tornato da militare, insomma. Sono ritornato, sì. Quindi tutta la mia esperienza è all'interno di quel tipo, quel modo lì di intendere il karate. Quindi quando nel 1979 io ho concepito l'idea di scrivere Yoi, è nato come un giornalino di palestra, però era un giornalino che era sempre un giornalino che poi è stato in qualche modo fatto proprio dall'istituto Shotokan a livello lombardo, ho avuto degli amici abbastanza impegnati come Pedrazzini e altri, e diciamo così, però è sempre rimasto all'interno di questa visione così, diciamo così, marziale del karate, no? Cioè diciamo che tu sei come io, sei stato più fortunato perché il comitato regionale lombardo ti dava una mano anche di natura economica, mentre Samurai, che doveva essere la rivista dell'ITKF, doveva essere la rivista della fisica eccetera eccetera, un abbonamento non è mai arrivato. Sì, gli abbonamenti erano raccolti però a livello individuale, certo, non è certo, che certo, cosa... certo, cioè, certo. Anzi, diciamo che io non ho mai avuto dei rapporti ufficiali con la federazione, anche perché come te io sono una persona che ama dire pane al pane e vino al vino, quindi quello che non mi piaceva io lo dicevo. Ma anche adesso mi sembra che... E tuttora è così, no? Quindi io è nato in questo modo e praticamente non ha mai smesso di esistere, ma a un certo punto negli anni 2000 avanzati non... La gente ha smesso di leggere, praticamente già in Italia la gente legge pochissimo, non è che i praticanti di arti marziali leggono più degli altri, per cui io ho, diciamo così, ho scelto la strada dell'andare online e
in questa veste continuo tuttora e devo dire che ho un discreto seguito per quello che può avere un foglio di questo genere, ecco. Però ascoltando il discorso che è stato fatto prima, sinceramente io mi sono occupato, come tutti noi ex Fesica, che a un certo punto siamo stati costretti in qualche modo a unificarsi con l'altra federazione, quindi possiamo dire che per un decennio abbiamo tutti fatto karate sportivo, no? E quindi anch'io avevo, come palestra, avevo degli allievi piuttosto bravi, quindi anch'io in qualche modo sono stato coinvolto, ho fatto anche l'arbitro nazionale di kata di kumite per 6 o 7 anni e poi siamo ritornati, per così dire, all'ovile. Però diciamo la mia prospettiva è principalmente quella del cosiddetto karate marziale, anche se recentemente, anche grazie a Samurai, mi sono occupato anche con un certo interesse del cosiddetto karate olimpico, quindi quello che fanno, diciamo, i nostri amici della FILCAM. Beh, diciamo che i nostri amici della FILCAM, cioè il karate olimpico, è una realtà, bisogna tenerne conto, anche se i miei rapporti con la World Karate Federation non sono mai stati idillici. Dal 96, cioè dopo i mondiali di Rio, ma questo è un dettaglio, ma non perché io abbia dei problemi con il karate o con la federazione, però i problemi sono i dirigenti. Aveva ragione De Tenaro quando parlava dei dirigenti. Questi dirigenti sono arrivati con l'ultima piena, cioè essere dirigente non vuol dire perché ho vinto un campionato del mondo. Quanti campioni del mondo ci sono? Quanti campioni olimpici? E sono tutti dirigenti federali? Cosa avrebbe dovuto diventare Berruti dopo il 60? O Lo Popolo, giusto? Le prime medaglie olimpiche a Roma. Eppure Berruti, che è stato un grande campione, una grande medaglia, dirigente della Fiat, è rimasto un normale dirigente della Fiat, non è diventato vicepresidente o presidente della Fiat. No, certo. Ecco, quindi il discorso che noi abbiamo fatto prima che faceva del denaro è importante. Quindi quando io dico e mi batto contro i dirigenti, ma a favore dei praticanti di karate, perché non si possono raccontare storie. Il problema, ad esempio, delle Olimpiadi del Parigi 2024, che da 2 anni che scrivevo che, no, che il karate non sarebbe stato inserito nel programma olimpico, e mi hanno detto di tutti i colori e me l'hanno fatto di tutti i colori, ma non l'ho detto perché non mi era simpatico il karate andasse a Parigi, anzi Parigi è stato un po' la culla del karate come le altre arti marziali grazie a Henry Play, certo. Quindi è chiaro, quindi potremmo dire la Mecca europea del karate mondiale, eppure non hanno capito, quando poi chiaramente come tutte le cose vengono a galla, giusto, ma sì, ma forse eccetera, stiamo facendo il possibile. Non esiste il possibile, ci sono delle cose possibili e cose impossibili, e le cose impossibili sono quelle che ci creiamo noi. Ok, prego, scusa. Stavo dicendo che però dal punto di vista dei lettori, dei seguaci, dei followers di Yoi, in realtà la maggioranza, curiosamente la maggioranza dei miei lettori è abbastanza, è contraria, diciamo, alla partecipazione del karate alle Olimpiadi, è preoccupata che, diciamo, quest'enfasi sul karate olimpico finirà per impoverire ulteriormente il patrimonio del karate, un po' come è successo al judo dopo Tokyo 1964, cioè quindi la preoccupazione maggiore in questo periodo di pandemia con lo spostamento delle Olimpiadi non è tanto in realtà per l'aspetto degli atleti di punta, quanto tutte le ripercussioni per lo sport di base, quello che dicevate anche un po' voi, cioè in realtà gli atleti, gli agonisti possono anche aspettare un anno, diciamo così, per le Olimpiadi l'anno successivo, ma tutte le piccole società, le associazioni sportive che si basano sull'associazionismo di base, si vedono completamente privati della possibilità di utilizzare gli impianti, no?
che sono chi non ha grandi mezzi, chi non possiede una palestra, si appoggia sull'impianto comunale, sulla palestra della scuola, eccetera. È questo periodo così lungo di distacco a preoccupare di più, no? Piuttosto che non Olimpiadi o non Olimpiadi. E diciamo, io non sono contrario al karate Olimpiadi, come non sono contrario ad altre discipline. È chiaro che c'è un problema molto, molto importante che viene dibattuto a livello CIO quasi normalmente, cioè ormai sono troppe le discipline da combattimento in ambito olimpico. I giovani non seguono così tanto, vogliono altre cose. E Parigi ha messo in evidenza tutte altre cose che magari noi non diamo peso, ma sono milioni e milioni di persone che sono interessate, quindi parlo di milioni e milioni di persone, che praticano in modo così eterogeneo, l'arrampicata ad esempio. Sì. Ecco, l'arrampicata ha sponsor, ha una marea di altre cose che non sono solamente la gara, a parte che vedere un'arrampicata in parallelo è incredibile, con quale velocità va, salgono e scendono, incredibile. Cioè, veloce, simpatica, eccetera, e poi soprattutto questa carica emotiva. Quindi io ritengo che sia, che tutto sommato faccia bene che il karate vada, perché almeno si potrà dire che quello che ha detto il presidente Antonio Espinosa nel 96, io porterò il karate alle Olimpiadi, perlomeno lo ha mantenuto. Ci ha messo una vita, ma almeno l'ha mantenuto. Certo che se non ci va sarà un bello smacco. Io me lo ricordo questa frase, perché noi eravamo in ballottaggio con la famosa troica, Giuseppe Pellicone in piazza del Sudafrica e George Popper dell'Ungheria. Quindi eravamo in questo tipo di nicchia. Invece, parlando proprio degli atleti che fanno parte della rosa dei PO, sulla base anche del mandato che ti ha dato Samurai di fare gli articoli, perché il direttore, che è Natasha, no? ti ha demandato a te questa incombenza, perché dice no, tu sei sempre contro la federazione, magari pensano che tu ce l'abbia con gli atleti. No, assolutamente no, gli atleti vincono o perdono, e se uno vince o perde è la stessa cosa come concetto. Sì, certo, De Coubertin non ha sicuramente detto importante partecipare e non vincere, questo non l'ha detto De Coubertin, è stato inventato, perché quando uno va a una cosa potevi portare a casa. Già il secondo, come diceva Ferrari, è il primo dei non vincenti, e quindi come tale, dimmi un po', parlaci un po' di come hai trovato i ragazzi sotto questa voce. Ma io li ho seguiti per tutto il circuito dei Grand Prix, dei campionati mondiali, dei campionati europei. Effettivamente alcuni atleti italiani, tra cui segnalerei per prima la Viviana Bottaro nel kata femminile, Angelo Crescenzo, che però si trova a dover combattere in una categoria che non è la sua, perché mettendo insieme la categoria dei 60 e dei 67 kg si troverà con atleti soprattutto francesi più pesanti di lui, quindi in difficoltà, e anche Luigi Busà in un'altra categoria così difficile come 75 kg in cui ha avversari della statura di Agaev, di Nishimura, degli iraniani, quindi sono tre atleti bravi che si sono già, a meno che non siano anche qui cambiate le regole, si erano già guadagnati il loro passaporto. Cambieranno sicuramente le regole. Probabilmente aggiungeranno un paio, mi pare di aver capito che aggiungeranno un paio di Grand Prix e naturalmente il torneo di qualificazione olimpica che doveva essere a Parigi in questo mese, che è saltato. Quindi può darsi che la loro qualificazione ritorni in gioco. Ci sono altre un paio di ragazze che sono molto brave, si trovano appena un gradino sotto, ma che meriterebbero sicuramente di avere questa opportunità. Di tutti direi che la Viviana Bottaro è stata la più regolare, diciamo così, in tutte le partecipazioni. Ho notato, assistendo ai Grand Prix, e devo dire non è il mio karate, però insomma è comunque un karate che ho seguito per almeno una decina d'anni, che molto spesso c'è un grande entusiasmo nelle prime due giornate, ci sono
parecchi atleti che si piazzano per le finali e poi viene in qualche modo a mancare lo stress, lo stress, ma ecco, lo stress questo, mi sembra che questo, parlando sempre con grande rispetto, mi sembra che proprio la resistenza, la tensione nel momento cruciale è un po' la cosa su cui dovrebbero ancora. Ma forse è anche il regolamento che è sbagliato, non si possono fare le qualificazioni di dopo due giorni le finali, tra l'altro, cosa che nel judo invece il regolamento operativo e anche le gare sono organizzate in un modo veramente molto, molto preciso, addirittura i tempi sono incredibili. Il regolamento oggi è quasi basato perché la gara duri meno, che si vedono più i pon, quindi appena uno cade non stanno proprio a guardare se la spalla o non la spalla, o Vasari o i pon, eccetera, perché non c'è il tempo tecnico, la televisione vuole la sua grossa fetta operativa, cosa che il karate non ha ancora capito. No, tutto il contrario, adesso abbiamo tutti esattamente che richiama la moviola. Esattamente, sì, cioè, perdiamo del tempo come concetto. A proposito di karate, di Grand Prix, eccetera, sono stato lo scorso anno a vedere a Jesolo, c'erano gli juniores, una grande gara con un sacco di atleti, eccetera. E sono arrivato al Parasport e dopo un'altra fila che non ti dico, meno male che sono giornalista, meno male, mi hanno dato il pass. Ma non è finita la cosina, noi scendiamo, tutti vecchi amici, diciamo così, fra virgolette, dico posso distribuire una decina di coppie sui tavoli, no? della giuria, no? Eccetera, diciamo dai. Dice, no, non ti preoccupare, ti faccio parlare con un nostro addetto. L'addetto è arrivato dopo mezz'ora e mi dice, mi dispiace, ma non possiamo mettere 10 coppie a disposizione perché Samurai può essere in concorrenza con i nostri sponsor. Dice, siamo contatti in giro, ho guardato se c'era uno sponsor di qualche editore, di qualche giornale, eccetera. Certo, se noi siamo in concorrenza con chi porta il latte alla centrale, eccetera, sicuramente non credo. Se qualcun altro che pasta e pasticcini, eccetera, non mi sembra che ci siano i cannoli dentro un Samurai. Comunque, questo per dirti che come sono i dirigenti, non è Samurai il conto. Anzi, Samurai era lì per fare un grande servizio. È un servizio pubblico, tra l'altro, giusto? È come dire una porta giornale, se no, il suo giornale, il Corriere va bene, ma se lei mi porta il Libero non va bene. Almeno c'è un motivo, fatemi vedere se c'è un altro giornale, non c'è neanche quello. Ecco, per dirti come stanno le cose. Quindi, come siamo col tempo? Dobbiamo stringere, abbiamo 5 minuti. Enzo, sei sempre lì? Allora, abbiamo 5 minuti. Noi, a suo tempo, forse non ti ricordi, non so se l'hai vista, l'Enciclopedia di Samurai, iniziata nel 99, finì il 2001, con Caro Enchi abbiamo fatto la storia del karate. Ne avevamo già fatto un'altra con Ennio Falsoni, la storia del karate in due puntate, eccetera. Sì. E ogni volta qualcuno non era contento, ma non era neanche pure contento quando abbiamo fatto la storia della fittà, il famoso volumone, che dovevano essere tre, poi è rimasta lì, perché ciascuno vede la storia in modo inappropriato, nel nostro parere. Faccio una considerazione. In un certo senso Samurai è la storia, e la storia non si può cambiare. Si vorrebbe chiudere in molti momenti la storia di Samurai, perché dice delle cose che non vanno bene, scrive delle cose che alla gente non fa piacere, è un discorso che ho fatto prima, ma come quando noi facciamo la storia, non la vediamo con i nostri occhi, con il nostro modo di pensare le cose, e questo rende un nostro servizio. Non possiamo chiedere ti va bene se scriviamo così. Questo è un discorso importante, perché ancora oggi, dopo 44 anni di battaglie, la gente vorrebbe, perché non mi mandi l'articolo prima di farlo uscire?
Cioè, ecco, prima di dare il tema a scuola, come dicevo una volta, al professore, lo faccio leggere a mio padre oppure a mio cugino, così mi dà un'informazione differenziata. Ecco, questo è un po'. Non è cambiato molto il nostro mondo. Il nostro mondo è rimasto come era negli anni 70 e negli 80, con una grande differenza, che allora il karate aveva uno stimolo, era una cosa particolare, uno faceva karate, era, si sentiva già diverso. Oggi vabbè, potrebbe essere come fare l'aerobica in certi casi, in pochi centri oggi fanno il concetto del karate che abbia un senso, con un discorso di cultura, di storia, eccetera. Questo fa parte del karate, non è un calcio a un pugno. Calcio a un pugno serve, va bene oggi con gli extracomunitari come concetto. Calcio a un pugno è un discorso di cultura che deve portare a un certo tipo di azione. E la non azione rappresenta la storia. Facile fare l'azione, è facile non farla, molto più difficile che farla. Questo abbiamo adesso parere, è quello che oggi, non solo nella parte sportiva, ma anche nella parte nazionale, si sta perdendo. Forse perché non ci sono più i maestri di una volta, o forse perché sono tagliati tutti i maestri e allora ci sono pochi allievi a cui insegnare. Questo è il mio principio. Tu cosa ne pensi? Ma io penso, riallacciandoci a quest'ultima cosa che tu hai detto dei maestri, è vero. Cioè, una volta, quando abbiamo cominciato negli anni 70, erano stati mandati da noi 5, 6, 7, 8 maestri bravissimi che si spostavano continuamente di paese in paese, facevano dimostrazione, facevano vedere un karate di altissimo livello che interessava molto di più delle gare che ci stavano dietro. Adesso questi maestri giustamente sono invecchiati, sono anziani, si sono anche politicamente separati in organizzazioni e ovviamente quelli che ci sono ancora, per nostra fortuna, continuano a fare un eccellente lavoro. Però è cresciuta tutta una generazione di istruttori, non istruttori, non si sa bene da dove vengono, allievi di maestri che hanno fatto 5 anni col maestro Shirai e adesso sono dei grandissimi maestri, oppure, come dicevi tu, venuti su con gli enti di promozione che fanno questi corsi accelerati, per cui far karate non è più una cosa prestigiosa. È una cosa, può essere una cosa come un'altra, ci mandano i bambini un anno, l'anno dopo dice cambia sport, vai a fare mini basket. Sì, il tennis, eccetera, eccetera. Questo secondo me è la grande differenza. Soprattutto hai detto una cosa saggia. Credo che oggigiorno il numero è molto grande, la quantità non è proporzionata alla qualità. E quindi come tale credo che da un certo punto di vista il coronavirus faccia bene alle discipline del combattimento, perché ci sarà l'obbligatorietà di restringere le società sportive per via della distanza eccetera. Quindi si tornerà ancora a praticare con pochi non proprio di risveglio, non è andare a giocare al tennis che è libero eccetera, non è andare in piscina, sì va bene, ci sono 4 metri d'acqua, ma che va in acqua con il centimetro a controllare. Qui veramente potrebbe essere il momento importante che galvanizza la gente e si ritorna a fare un qualche cosa di più. La motivazione diventa fondamentale. Certo, questa è la base. Torna ad essere fondamentale. Certo. Quindi direi che noi potremmo concludere la nostra diretta. Allora, dobbiamo ringraziare qualcuno che si è collegato. No, saltiamo chi si è collegato, li ringraziamo tutti i collegati e non. Ringrazio ancora Enzo De Denaro per la sua amabile conversazione sul judo e soprattutto Sergio Nonne che è seguito di seguito. Se il judo ha iniziato nel 1908, il karate in Italia ha iniziato nel novembre del 65. Insomma, c'è una differenza veramente molto grande. Io ricordo che si parlava di judo, me ne parlava Remo Venturelli, che era mio compagno di banco. Remo Venturelli è stato campione europeo di judo, è stato un grande personaggio. Allora andavo a scuola, alle elementari, al bastone di Porta Nuova. Lui era altissimo, io piccolo, no?
aveva un modo, Remo particolare, un vocione imperativo, cioè, in dialetto, Oi Bertulet, no? Ed è rimasta una cosa, e girava per Milano, nei nostri bastioni, no? Zona Garibaldi, io abitavo in Piazza Repubblica, con il Kegogi, no? Con la sua cintura, eccetera, quindi erano veramente altri tempi, cioè era il massimo della pratica. Grazie ancora, buon samurai a tutti e alla prossima puntata che ci vedrà impegnati con il presidente della FITA, Federazione Italiana Taekwondo. Cito, il Taekwondo è la specialità importante perché racchiude l'essenza di un grande paese, la Corea, la penisola coreana, che ancora oggi fa storia e fa. Quindi vi aspetto la prossima settimana e ancora una volta buon samurai a tutti. Grazie.